Medica Live, l'informazione scientifica che corre sulla rete, parliamo di necrosi della testa femorale. Si interviene rispetto a questa patologia normalmente all'interno dell'unità complessa di traumatologia e ortopedia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, di cui il dottor Giuseppe Petrantoni ne è il responsabile. L'obiettivo dell'intervento, che viene seguito costantemente da più di 10 anni, è quello di evitare, se possibile, la protesizzazione, dunque il ricorso alla protesi. Ma facciamo un passo indietro e cominciamo subito a descrivere appunto questa patologia. Allora, una patologia che è caratterizzata da un disturbo di nutrizione della testa femorale dovuto ad una carenza di vascolarizzazione. E dal punto di vista sintomatologico è una patologia che è caratterizzata da un'intensa sintomatologia dolorosa che interessa la regione inguinale, che tende ad irradiarsi verso la parte interna della coscia. Tipica questa sintomatologia, che è quella che si manifesta quando si ha una sofferenza dell'articolazione coxofemorale. Dunque, lei diceva che il tutto avviene anche a seguito della mancanza di vascolarizzazione, ma può essere causato questo processo anche da altre malattie in corso? Mi riferisco per esempio alle malattie ematiche. Allora, le cause sono tante, alcune sono identificate, altre volte vediamo che questa patologia si manifesta per cause a noi non note, però tra le cause più frequenti abbiamo le malattie ematologiche, per esempio la drepanocitosi, ed è questo uno dei motivi per cui noi nel nostro reparto ne facciamo tante, proprio perché abbiamo un centro di ematologia che tratta questo tipo di patologia. Altre cause possono essere il trattamento cortisonico, oppure possono essere rappresentate dall'alcolismo. Sono tante, insomma, le cause. La conseguenza è un'alterazione della vascolarizzazione della testa femorale che si traduce in una necrosi tessutale, cioè nella morte del tessuto contenuto all'interno della testa femorale. E rispetto a questo scenario, dunque, intervenite con la tecnica in uso all'interno della vostra divisione, che evita il ricorso alla cosiddetta protesizzazione. Non voglio creare facili aspettative. Allora, il concetto è semplice. La patologia lasciata a se stessa evolve drammaticamente verso il sovvertimento dell'architettura della testa femorale, che si frammenta, si deforma, per cui è indispensabile protesizzare l'anca anche in soggetti particolarmente giovani. E se c'è una cosa che è chiara, è che la migliore anca su cui camminare è quella che ci ha dato la nostra mamma, piuttosto che una protesi, anche se rappresenta una soluzione eccellente a questo tipo di patologia. Allora, il concetto è semplice: osso che muore, osso che noi vorremmo che venisse a ricostituirsi. Quali sono i protagonisti della rigenerazione tessutale? Fondamentalmente sono le cellule, poi uno scaffold, che è una struttura all'interno della quale queste cellule devono svilupparsi, e dei fattori di stimolazione tessutale, che sono i fattori di crescita che noi riusciamo a ottenere grazie al prelievo dello stesso paziente PRP, cioè di plasma ricco di piastrine, che liberano proprio i fattori di rigenerazione tessutale, il gel piastrinico. Per cui concettualmente il trattamento che noi andiamo a proporre, che già pratichiamo, è quello di svuotare la cavità necrotica attraverso un piccolo accesso che si fa attraverso il collo femorale, e nell'andare a creare all'interno del vuoto che si è venuto a creare una camera biologica. Questa camera biologica ha dell'osso autologo, cioè dell'osso prelevato dallo stesso paziente, e le cellule staminali mesenchimali che vengono prelevate mediante un agua aspirata o midollare, che poi viene processata in maniera tale da concentrare queste cellule totipotenti, e poi i fattori che vanno a stimolare queste cellule, che sono proprio quelli che si liberano dal gel piastrinico che viene sempre prelevato dallo stesso paziente. Lei, dottore, ha detto che non vuole creare facili entusiasmi, però ci pare di capire che si tratta di una tecnica particolarmente innovativa, che in realtà potrebbe costituire una svolta e costituisce una svolta importante. Allora, io mai prometto quello che non è possibile mantenere, per cui bisogna dare a questa tecnica il giusto significato, per cui puntiamo su quelli che sono i risultati certi, quelli che abbiamo ottenuto. Intanto, un'intensa riduzione della sintomatologia dolorosa, il paziente migliora notevolmente la qualità della sua vita. Poi la seconda cosa che è da tenere in considerazione è rappresentata anche dal fatto che sino a oggi abbiamo avuto un rallentamento tale dell'evoluzione del processo che tutti i pazienti che noi abbiamo trattato sino a oggi, e ormai questa è una tecnica che noi pratichiamo da circa 10 anni, ancora sono riusciti a risparmiare la protesizzazione della testa femorale, per cui non sono promesse
cose che io sono certo di mantenere nel futuro, però quantomeno i pazienti trattati hanno tutti beneficiato di grossi vantaggi con un piccolo gesto chirurgico che non li espone praticamente a nessun rischio se non quello della piccolissima chirurgia. E noi la ringraziamo per aver condiviso con il pubblico di Medica Live appunto la tecnica in uso presso la divisione di ortopedia e traumatologia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e viene normalmente praticata da lei e dalla sua equipe. Grazie. Grazie a voi. Grazie al dottor Giuseppe Petrantoni. Medica Live, l'informazione scientifica che corre sulla rete.